La 16ª edizione del premio itinerante Aquila d'Oro International si è svolta quest'anno presso l'Istituto di Istruzione Statale Superiore Ettore Majorana di Avezzano. I riconoscimenti sono stati attribuiti al senatore Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute per la sezione Sanità Pubblica, alla Società Agricola Terre Italiane per la sezione Impresa e Sviluppo Sociale, ad Alessio Cesareo, questore di Ascoli Piceno, per la sezione Sicurezza Sociale e alla memoria del soldato Salvatore Canu per la sezione Difesa della Patria. Non sono mancati momenti di profonda commozione per le tematiche trattate e per le testimonianze rese note dalle personalità premiate. Davvero onorato di ricevere un premio. Direi che il premio va dedicato a tutti gli italiani che hanno sofferto in quest'anno e mezzo di pandemia, alle categorie che più hanno sofferto, ovviamente i nostri anziani, coloro che sono morti, le donne che spesso in smart working, spesso con i figli a casa perché le scuole erano chiuse, con una famiglia da gestire, e ai ragazzi che hanno sofferto perché avevano le scuole chiuse, avevano le attività ricreative chiuse e finalmente oggi possono riprendere tutta la loro, tutta la loro vita. E il fatto che poi il premio venga dato in una scuola è motivo di bellezza, perché tutto riparte e tutto riparte in sicurezza. L'Italia è in sicurezza, l'Italia sta uscendo fuori dalla pandemia a testa alta. Un concentrato di significati, un po' perché, ripeto, mi individuo come persona appartenente a questo popolo italico, con i suoi valori, con i valori di giustizia, di fortezza, di caparbietà. Spesso all'estero o nelle nostre regioni gli abruzzesi vengono individuati come ostinati, testoni, invece sono caparvi nelle loro decisioni, nelle loro idee, nelle loro convinzioni, e questo soprattutto nel mondo in cui viviamo a volte è la chiave di volta per portare a soluzione i problemi. Siamo soddisfatti perché abbiamo visto che il riscontro c'è stato anche da parte degli studenti e interessati a questa storia, quindi una storia che deve essere conosciuta, noi diciamo, nel mondo, perché è un'eredità di tutti gli italiani nel mondo. Perché? Perché questa storia potrebbe addirittura rivitalizzare l'identità nazionale, cioè darci una spinta in più, quindi creare un senso di patria compiuto, e questa è una grande cosa, riteniamo sia veramente una grande cosa per noi.